Siamo ancora qui con Raffaele 5 grana, sempre dallo stand LG. Dov'è il prodotto che ci devi mostrare? Non c'è. Non c'è. Perché l'ho nascosto, perché è un prodotto particolare che sta in tasca, ma addirittura non è uno smartphone, perché è un tablet. Questo è il nostro nuovo G-Pad 8.3. Presentato appunto pochi giorni prima dell'IFA e adesso finalmente riusciamo a vederlo dal vivo. Sì, questa è veramente la novità di LG che abbiamo portato qui all'IFA, quindi un tablet con display da 8.3 pollici, avete visto, è un tablet che sta in tasca dei miei pantaloni oppure nella tasca di una giacca. Perché abbiamo fatto un 8.3 pollici? Perché secondo noi è il miglior compromesso, diciamo così, fra una grande ampiezza di visione e una grande portabilità, perché poi un tablet magari ce lo vogliamo anche portare in giro, oppure semplicemente non vogliamo avere una cosa troppo ingombrante che è pesante da tenere in mano. È un tablet che sta tranquillamente in una mano, quindi quando lo voglio utilizzare è anche molto pratico, è molto ergonomico, è sottile, sono 8.3 mm e poi ha anche dei materiali particolarmente interessanti, perché la parte posteriore è completamente in alluminio e questo gli garantisce una leggerezza veramente estrema. Sono soltanto 338 grammi circa, che è più o meno il peso, sì, è più o meno il peso di un quotidiano, quindi se uno legge il giornale, se lo porta in giro, può portare tranquillamente il nostro tablet. È un tablet che stupisce per il display. Io ritengo che questo sia uno dei migliori display in circolazione. Un 8.3 pollici è il primo nella classe degli 8 pollici ad avere un display Full HD. Naturalmente LG lavora soltanto con i display IPS, quindi grande fedeltà anche qui dei colori, e soprattutto per guardarci magari dei video abbiamo la possibilità di goderceli veramente come dovevano essere, come sono stati girati, quindi in Full HD. Tra l'altro nella parte posteriore abbiamo anche due speaker, quindi ci possiamo godere il nostro audio stereo, uno e due. Abbiamo il nostro audio stereo che ci permette, oltre l'utilizzo degli auricolari naturalmente, di goderci comunque un audio di grande qualità. L'altra caratteristica di G-Pad 8.3 che mi interessa raccontarvi riguarda il processore, perché abbiamo visto tanti tablet di tante dimensioni, ma tutti quanti magari andavano a essere un po' lacunosi in termini di performance. Siamo abituati a parlare di processori potentissimi per quanto riguarda gli smartphone, però sui tablet sembra che sia una cosa quasi in secondo piano, mentre invece riteniamo che l'esperienza d'uso di uno smartphone non debba avere nulla da invidiare a quella, scusate, di un tablet non debba avere nulla da invidiare a quella di uno smartphone, ed è per questo che abbiamo dotato G-Pad di Snapdragon 600 di Qualcomm, quindi un quad core da 1.7 GHz che vi darà sicuramente delle grandi soddisfazioni nell'uso dei contenuti HD, ma anche per esempio nei videogame, perché è una scheda Adreno 320 che ha veramente delle performance ottime per quanto riguarda la gestione dei videogame. Abbiamo poi all'interno di questi 8.3 mm una batteria da 4600 mAh, qui svariate ore di stand-by senza nessun problema, e poi fra le altre caratteristiche abbiamo la memoria espandibile. Lui viene con 16 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 64 GB. Nella parte superiore, tra l'altro, abbiamo anche, a parte il jack cuffie, abbiamo anche la porta raggi infrarossi per utilizzarlo come telecomando. Quindi se siamo sul divano in tutta tranquillità, cosa facciamo? Utilizziamo il nostro G-Pad 8.3 per controllare la televisione piuttosto che l'impianto, il set-top box o cose del genere. Parte posteriore, fotocamera da 5 megapixel. Nella parte anteriore abbiamo invece una fotocamera da 1.3 megapixel, mentre invece quello che rimane, ovviamente la parte inferiore, c'è il connettore per il PC oppure per la ricarica, ma anche slim port per collegarlo eventualmente direttamente alla televisione. Anche qui abbiamo l'accesso rapido alle applicazioni, come dicevamo prima, per G2, nel caso in cui connettessimo un dock oppure... Esattamente, ma il bello è che G-Pad 8.3, facendo parte della famiglia G, ha le funzionalità principali di G2, quindi avete visto il doppio talk, quindi questo knock-on per accendere direttamente il nostro tablet quando clicchiamo due volte sullo schermo, e poi abbiamo la funzione slide aside che permette per esempio di andare a trascinare da parte, quindi a mettere da parte diverse applicazioni e poi andare a riprendere semplicemente strisciando tre dita verso sinistra. Abbiamo anche la funzione Q-Slide, esatto, che ci permette anche qui con uno schermo più grande di avere, che ne so, il nostro browser o altre applicazioni sempre in finestra senza dover necessariamente entrare dentro nell'applicazione stessa. Quindi addirittura in questo caso abbiamo ancora più applicazioni da poter utilizzare, cioè
le stesse però con più spazio. Con più spazio e quindi diventa più comodo, esatto. Puoi sempre utilizzare due applicazioni contemporaneamente, non puoi riempire lo schermo di finestre, certo, però puoi guardarti un video mentre navighi in internet e con uno schermo più grande ovviamente è sicuramente più comodo. G-Pad sarà disponibile anche lui in due colori, il nero e il bianco, e tra l'altro avrà anche una funzione particolare per legarsi allo smartphone, si chiama Q-Pair e permette tramite Bluetooth di collegarsi a uno smartphone che ha questa applicazione, che sarà messa a disposizione su Play Store, quindi sarà disponibile per tutti quanti gli smartphone Android con Jelly Bean superiore. E cosa permette di fare? Permette di ricevere, se voi state ricevendo una telefonata, di ricevere direttamente la notifica della telefonata anche sul display del nostro tablet e di poter, che ne so, declinare la chiamata oppure rispondere con un messaggio rapido. E se ricevete un messaggio invece, che cosa permette di fare? Di vederlo, ovviamente, di leggerlo e anche di rispondere. Questo è molto comodo perché quando magari siete sul divano a giochicchiare col vostro tablet e magari vi squilla il telefono è sul tavolo, non dovete neanche alzarvi se dovete rispondere all'SMS oppure se dovete abbattere la chiamata perché non volete essere disturbati. Perfetto, qui cosa abbiamo? Disponibilità da quando? Disponibilità entro la fine dell'anno, ancora non siamo pronti per dare una disponibilità un pochettino più certa, però entro la fine dell'anno arriverà. Non stiamo parlando di un prodotto premium, quindi stiamo parlando di un prodotto sicuramente alla portata di tutti e appunto sarà disponibile in configurazione Wi-Fi. Ah, Wi-Fi solamente, però differentemente da altri tipi di tablet che sappiamo nella configurazione Wi-Fi non avere il GPS, in questo caso ci hai detto che è presente un modulo, vero, all'interno? È presente il modulo GPS, eccolo qua, sì, eccolo qua. È presente il modulo GPS, dunque nel caso in cui doveste utilizzarlo come navigatore, perché no, ha lo schermo più grande, anche in macchina può essere anche meno pericoloso rispetto a uno smartphone, no? Sì, beh, certo. Vedo un po' difficile avere un tablet che ti fa da navigatore, però sicuramente è molto comodo. Io l'ho utilizzato ed è molto comodo. Beh, ma tu sei avanti. Ringraziamo nuovamente Raffaele per la sua disponibilità, qui il nuovo G-Pad 8.3 e un saluto agli amici di Ripple e Euronics Italia.